Siamo in questa bellissima piazza dell'Annunziata che ha ospitato i blocchi di partenza dell'ottava cicloturistica cittadina non competitiva, la Pedala Venaria. 12 km rivolta a tutti, grandi e piccini. Evento che rientra nei festeggiamenti della Croce Verde Sezione Venaria, che compie i suoi primi 40 anni, e si pedala in memoria del caro amico ristoratore Nicola Natale per riscoprire le vie della città. Sono iniziati venerdì con la corsa podistica, proseguono oggi con la cicloturistica i festeggiamenti per i 40 anni della Croce Verde Venariese. Siamo con il presidente e il responsabile della sezione venariese, Giuseppe De Carolis. La Croce Verde compie 40 anni, quanti volontari ha la sezione di Venaria? Attualmente abbiamo 80 volontari, però più che altro sulla carta, perché molti per motivi di lavoro, per altri impegni familiari, diciamo che sono solo sulla carta, in questo momento non stanno partecipando ai turni. Come proseguiranno i festeggiamenti per le celebrazioni dei 40 anni? Dunque, adesso abbiamo in programma innanzitutto la nostra assistenza con due autoambulanze, ci verranno in supporto anche dalla Croce Verde di Torino, sede Torino, per la Festa delle Rose, il 18, il 19 e il 20. Il 18 ci sarà alle ore 18 in via Mensa 34, penso i locali della Proloco di Altessano, la mostra fotografica, l'inaugurazione della nostra mostra fotografica e pittorica insieme al Circolo dei Pittori di via Boggino. Qual è il valore di essere un volontario della Croce Verde? Ma guarda, proprio su questo io scrivo anche poesie, ho scritto una poesia, Il tempo, perché il tempo è una cosa importante, il tempo è una cosa che in realtà non c'è, non esiste, ma l'uomo da sempre ha imparato a misurarlo, vuoi coi pianeti, vuoi col giorno e la notte, con le meridiane, e il tempo è quello che un volontario dà, il tempo è prezioso. E noi diamo il tempo, spiegherò in questa poesia che ho scritto, per acquistare tempo, in particolare quando ci sono degli arresti cardiaci, noi dobbiamo comprare tempo per offrire tempo a chi tempo non ne ha più. Questo in pratica è un po' il succo della poesia. Quindi il dono maggiore che noi facciamo alla popolazione di Venaria è il nostro tempo, che magari togliamo ai nostri interessi e ai nostri cari. Ma quello che ne riceviamo in cambio è una cosa che non si può neanche descrivere. Diamo appuntamento a giugno? Abbiamo appuntamento a giugno, poi il 17 giugno quando ci sarà, diciamo, la festa clou con la sfilata dei nostri mezzi, delle consorelle, ci sarà la premiazione dei meritevoli, ci sarà la premiazione degli anziani, di quelli che hanno 40 anni di servizio a Venaria, proprio quelli che hanno iniziato con la sezione di Venaria. Sarà una giornata interessante, fino adesso il tempo ci ha assistito in tutte le nostre manifestazioni e poi di volta in volta avviseremo la cittadinanza di tutto quello che noi faremo anche per la loro istruzione e per i nostri festeggiamenti. In arrivo anche l'assessore all'ambiente Marco Allasia, com'è andata? Bene, bello, ci siamo divertiti, siamo anche stati accompagnati dal bel tempo, abbiamo fatto un bel giro per tutta la città, visto un sacco di cose belle, eravamo in tanti, esperienza assolutamente positiva, insomma. In più in bici, che è un mezzo ecologico, sostenibile, non inquina, non traffico, bellissimo. Appuntamento al Giro d'Italia? Appuntamento al Giro d'Italia e a tutte le altre manifestazioni correlate che ci sono in città da qui ai prossimi mesi fino all'estate, assolutamente sì. Sì, ricordiamo che venerdì, sabato e domenica la città sarà invasa dalle rose, dopodiché ritorneranno nuovamente le biciclette a farla da protagonista. Esatto, di nuovo tutti in bici, che è sempre un bel simbolo per tutta una serie di aspetti, insomma, noi ci siamo. All'arrivo anche Tiziana Coppolaro, la vedova di Nicola Natale. Nicola ha voluto fortemente questa cicloturistica per far riconoscere le vie e i borghi di questa magnifica città. Tiziana, com'è andata? È andata bene, grazie. Come tutti gli anni veniamo a fare questa pedalata in memoria di Nicola, che in effetti con la free bike aveva organizzato già dal primo anno questo tipo di pedalata per la cittadinanza. 12 km, è stata dura? No, assolutamente no. Appuntamento quindi per il prossimo anno? Certo, ci saremo.